Spotify è la piattaforma leader, quantomeno in Europa, per il servizio di streaming musicale. Se fin da subito aveva la caratteristica di crearti una radio o comunque una playlist in base al primo brano che sceglievi, in tempi più recenti ha anche aggiunto la facoltà di creare un mix dei brani. In sostanza seleziona dei brani sulla stessa battuta e li mixa anche in maniera del tutto automatica. Questo da un certo punto di vista rende sempre più simile la playlist di Spotify a una selezione di un qualsiasi DJ. È fondamentale per chi vuol fare il nostro lavoro rendersi conto dei tempi in cui viviamo e in che modo la tecnologia cambia l'uso che le persone fanno della musica. Non dobbiamo contrastare la realtà che ci circonda e il progresso che avanza, ma dobbiamo cercare di cavalcarlo e di sfruttarne le potenzialità per quello che è la nostra funzione. Per esempio, lo dico anche contro il mio interesse, certi locali ora non hanno più bisogno di un DJ, perché semplicemente hanno bisogno di una buona playlist. E una buona playlist la puoi trovare su Spotify, come su qualsiasi altro servizio, e sarà sicuramente più aggiornata, più innovativa, più efficace di una playlist fatta da un DJ singolo, perché ci sono milioni di persone nel mondo che continuamente inseriscono brani nuovi, creano nuove librerie, creano nuove playlist. Chi di voi non si è mai ritrovato a suonare in un angolino con l'impianto che sembra quello di una radio, tenere un volume talmente basso da sembrare un sottofondo? Bene, quei tipi di contesti adesso è bene che non ci sia un DJ, ma che ci sia una buona playlist. Però non dobbiamo vedere Spotify come un nemico, anzi dobbiamo cercare di sfruttarne le potenzialità in tre modi. Innanzitutto, il DJ non deve appiattirsi al ruolo di playlist, deve dare un qualcosa in più, deve dare un ritmo, deve creare un'intensità, cosa che il computer non fa automaticamente. Poi ci rendiamo conto del mercato, perché se addirittura certi locali non hanno neanche l'abbonamento, ci fanno sentire la pubblicità, questo vuol dire che se non investono neanche 10 euro al mese per la musica, capiamo bene quanto è minima l'importanza che ne danno e soprattutto quanto poco sono disposti a spendere. Però Spotify non è per noi un nemico, ma può essere una risorsa. E allora tre sono i consigli che ti do, cose che puoi fare a partire da adesso. La prima è iscriverti, fare l'abbonamento premium, iniziare a scartabellare tutte le varie librerie, playlist, cercare il più possibile, in modo da arricchire la tua selezione. La seconda è creare una tua playlist, in modo tale che quando ti chiedono ma te che DJ sei? Io faccio questo, qui ti posso dare un assaggio che puoi sentire semplicemente sul tuo telefono anche senza abbonamento. Per questo colgo l'occasione per consigliarti la playlist House Attack, la mia, nel quale inserisco di volta in volta i brani che più mi rappresentano. Infine, questo deve essere per te da spunto per migliorare il tuo set in modo tale che non sia assimilato minimamente ad una playlist, ma anzi riesca a dare quel qualcosa di più che solo i DJ sanno fare. Presto!